E questo disegno di legge, in realtà, io sentivo il sindaco di Verona, lui parlava anche in maniera molto sintetica, dicevo abbiamo colto molti degli aspetti che un primo cittadino evidentemente percepisce nel suo lavoro quotidiano. In primo luogo, noi regoliamo la possibilità per i cittadini di prendere parte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ovviamente, per non essere demagogica, questa partecipazione deve essere una partecipazione, tra virgolette, organizzata e regolata. Ma l'aspetto non è un aspetto secondario. E voi avete sentito il sindaco cosa vi ha detto. Molti cittadini ormai non fanno più già, perché ritengono la cosa assolutamente inutile. Quindi un problema specifico, forse il primo problema, è quello non solo di ridare al cittadino il senso dello Stato di diritto, ma quello di colmare questo vuoto, questo iato che si sta creando tra il cittadino e lo Stato. Perché appunto questa vuol dire in qualche modo disaffezione, ma anche sfiducia nei confronti dello Stato e dei suoi organi. Secondo aspetto, la videosorveglianza. Anche qui, anche su questo punto si è soffermato il sindaco. Diciamo le cose come stanno. Questo non so, forse lo diremo nel secondo giro di interventi. Uno dei problemi è che noi dobbiamo fare sicurezza in una situazione nella quale dobbiamo garantire sicurezza in una situazione nella quale i costi devono essere contenuti. Noi continuiamo a parlare di tagli in un momento nel quale ci vorrebbero investimenti, e su questo poi ci torniamo. Quindi è necessario anche immaginare la possibilità, in maniera sussidiaria, che qualcuno aiuti lo Stato nel momento nel quale, e soprattutto che lo Stato non ti metta, non ti frapponga difficoltà quando te la vuoi vedere da solo. Io porto sempre questo esempio. In una piazza di Roma, Piazza Bologna, c'è stato un condominio che ha organizzato una raccolta di fondi per rimettere a posto il marciapiede davanti all'abitazione, perché evidentemente aveva atteso 4 anni in vano. È andato a presentare la domanda, ovviamente era un'iniziativa completamente autofinanziata, gli hanno chiesto una fideiussione a 37 anni, perché per la garanzia che i lavori fossero fatti bene. È molto importante, ha dato importanti risultati in tutto ovunque, soprattutto per individuare a posteriori i criminali che hanno commesso il reato. No? Resta però, interessante pensare, il problema del rapporto girevole. No? La porta girevole è effettivamente un problema che è percepito da tutti e che molto spesso conduce a manifestazioni di protesta, di irritazione, di risentimento nei confronti di coloro che, come dire, nella sequenza delle cause che hanno consentito a chi non doveva transitare la barriera che lo porta a essere comunemente libero in circolazione, hanno avuto l'ultima parola. Il fatto è che l'ultima parola molto spesso non è la parola determinante, per una ragione che è facile da capire se però si possiedono un po' di, come dire, cognizioni anche banali, ma proprio per essere banali e tutte intrise di tecnicismo sono anche noiose e qualche volta dà anche fastidio parlarne, e comunque la gente spende il proprio tempo per cercare di informarsi su questioni un pochino più entusiasmanti, non su tecnicismi che sembrano tanto lontani dalla nostra esistenza quotidiana. Il punto è molto semplice.
La sicurezza è un obiettivo che sentiamo tutti, ma non tutti però abbiamo la possibilità di stabilire che cosa fare per cercare di garantire questo